capito, ma non mi hanno permesso di prendere una scelta mia di vita. Però mi sei permesso, scusami, di fare. Però lo sbaglio l'hai fatto tu. Quando è venuto vaglione, lei alla donna è più forte, dice voglio vattenarlo. Allora, parte sempre la femmina, attenzione. Lei c'ha 13 anni, signor, voleva fare la porta. Doveva interrompere, papà gliel'ha vietato. Dice che io poi andavo all'inferno, era peccato perché è credente. Come faccio con la scuola? Tu dovevi far scegliere me e basta. Io volevo abortire. Abortivo? Non mi anche la mia vita è sacra. Prima di avere un rapporto ti preoccupavi di darti una pillola. Io avrei fatto continuare come avete fatto voi, perché io sono contro l'aborto. Tanto tu puoi fare la gravidanza, dopo mamma e papà ti aiutano, ma che tu mi porti? Dopo esserci di rimorso di questa cosa. Poi tu cambi, dopo questa esperienza, dopo la porta, non sei più tu. Ti credi che stai per tutto. Potevi essere aiuta, mamma non ti voleva, tu non stavi qua. Io sinceramente sono credente. Ma i pensi se ce l'ha mandato Gesù Cristo se l'ha mandato. Ma questo l'ha mandato Gesù Cristo, Gesù Cristo, per forza. Ha voluto il Signore. Bravo, sì. A 13 avessi fatto a porti. Scusi, ma che l'ha creato? Ma secondo te, se ne è già come creato? Ma io la parlo di saluta vecchia lunga, ma non ho di casa io che mi messo la fa. Per me è un nome santo. Perché se non lo facciamo, se non lo fa, ma se ne vuoi. E quando vuoi, mi piace me, con te. La scelta deve essere sua. La scelta deve essere sua, perché lei è minorenne. Come perché è minorenne? Che non è matura per fare... Perché dovevo fare, signora? Dovevo interrompere. L'hai rovinata la vita. L'hai rovinata. Anche per me sai che è stata più importante la sua vita, non lo so. Cioè, non so se dopo lo terrà, ma penso che non è ancora pronta. Deve andare a scuola, vivere la sua adolescenza. Adesso subito comincia a fare la mamma, che sa lei? Vedete come sta? Ha sbagliato, però non può pagare di un'intera vita. Poi lei voleva andare nei consulti per l'interruzione. Quelle sono tutte obiettori di coscienza, i medici. Sì, sì. Da un lato fanno bene perché fa morire un bambino, Non lo so, non gli piace. Quando c'ha due... Sono contrario. Lei è contrario. Signore no, però. Lei lo sapeva che c'era una legge che prevedeva il fatto che uno è libero di poter scegliere se avere il bambino oppure no? Certo, la legge dei radicali del 1974. Quindi mi aveva pure convinto l'accompagnata da due consultori, tutte e due noi non pratichiamo perché siamo obiettori di coscienza. Non le ha detto nessuno che dice trovi un medico. La legge parla chiaro. Senti, queste qua devono essere denunciate, altrimenti non è possibile. Perfetto. Cioè la legge parla chiaro. Cioè si è rovinata la vita, ragazzi. Lei mi odia, mia figlia mi odia. Questo avrà pure un rifiuto. Appena nascerà potrebbe anche essere che non l'accetti. No, si fermi un attimo, via la mano. È un'altra salita, lo so. Lei cosa avrebbe fatto? Sceglievo io, avevo scelto l'interruzione di gravidanza. Ma tu perché l'hai detto a tua madre se è questo?